Si presenta così questa mattina alla quercia all'ingresso di Teramo. Ieri il ramo spezzato si è precipitato proprio qui dove si ferma il fiorino diretto verso via Flaiani. Un incrocio, questo con via Po, che è trafficatissimo soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Da qui passano gli studenti degli istituti superiori ITI e Scientifico, ma anche i bambini della Risorgimento. La quercia si presenta sicuramente alleggerita questa mattina dopo l'intervento richiesto dal comune dei vigili del fuoco, ma sono tagli bocciati dal nostro esperto agronomo. Il punto di rottura è una branca primaria, praticamente dove si vede lì quel colore scuro c'è un attacco di un fungo, un agente della carie del legno. È entrato delle ferite, praticamente questi funghi attaccano la lignina del legno e rendendola molto friabile e soffice, tipo una spugna. Quindi praticamente l'albero, questo ramo, ha perso le proprie caratteristiche meccaniche. E sotto il proprio peso ha ceduto ed è caduta. Che questa quercia fosse attaccata già da un fungo lignicolo lo aveva confermato un'indagine tecnica richiesta da alcuni cittadini ad un fitopatologo. I casi di distacco e crollo di rami si susseguono con frequenza in una Teramo in cui la manutenzione arborea diventa pericolosamente sinonimo di potatura e puntualmente ci si ritrova con rami capitozzati che espongono la pianta proprio all'ingresso e al proliferare di nuovi funghi e agenti patogeni. Purtroppo qui a Teramo c'è un fatto strano, si demandano queste cose ai vigili del fuoco, che sono gente preparata, brava, ma non nel campo dell'arboricoltura. Ho visto dei tagli totalmente senza senso. Bisognerà indagare ora se quel marciume del ramo caduto è esteso al centro del tronco della quercia e fare una perizia tecnica di stabilità. La gestione del patrimonio arboreo in città viene bocciata totalmente dal nostro esperto. Mancano le persone qualificate. Questo è il grande problema di Teramo. Mancano persone qualificate che sappiano intervenire e come intervenire. Secondo lei è un problema di costi o di cultura? È un problema di cultura, perché praticamente quando uno, facendo una stima, andiamo a vedere quanto vale il verde di una città, dei servizi che ci dà, oltre dal punto di vista della bellezza, allora le cose cambiano. Ad esempio, tu a Teramo, tutti gli scavi che sono stati fatti ultimamente, la fibra ottica e tanti altri, non c'è stato nessuno che abbia fatto una certificazione di scavo. Sono stati scavi fatti alla base delle radici degli alberi, che certamente hanno portato dei problemi. Sono fatti senza alcuna attenzione.